Buongiorno, anzi in realtà buon pomeriggio, cioè buon pranzo, perché è l'una e oggi ci siamo svegliati che erano quasi le 10, cioè vabbè, e piove, però allora, dato che essendo che è una giornata un po' così tutto quanto, ci siamo fatti una bella pasta al forno come si deve e l'ho fatta io. È la mia prima pasta al forno che adesso assaggeremo. Lui intanto è di là che si è preparato, guardate che bellino, si è preparato il tavolino. Bene, qui adesso proveremo a tagliarla e abbiamo ordinato su Amazon, che dovrebbe arrivare domani, il macchinino per fare l'aerosol, perché sennò non ne usciamo più da questa tosse. Adesso meglio, tipo stanotte, cioè come sono andata a letto ieri non mi sono proprio svegliata, cioè mi sono svegliata, penso che erano le 8 e qualcosa, Woody dormiva ma proprio russava intensamente perché non l'abbiamo fatto dormire e quindi per quello ci ha fatto dormire tanto e poi non mi sono proprio neanche svegliata una volta per la tosse, però ci serve per forza l'aerosol perché sennò non ce la facciamo senza, solo che poi dovremo andare a prendere i medicinali, non so come si chiamano, vabbè, quello lo prenderemo domani. Amici, sì, sono in giro per la casa perché ovviamente, come avete saputo, anche lei è positiva. Quindi non, nel senso, non ci baciamo, non ci abbracciamo, non facciamo nient'altro, dormiamo comunque separati, però siamo tutti e due positivi, quindi non capisco il problema per stare insieme. Intanto do un po' più di luce a questa ripresa, ok? Quindi sì, finalmente esco anch'io da quella galera. Allora, lei sta facendo un plum cake al cioccolato. Questo qui lo vedete qua, Woody, perché è in punizione, l'ho messo su una traversina, perché l'ho appena lavato, non del tutto ma solo le zampe, perché adesso gli è venuto questo brutto vizio che presumiamo noi per il fatto che lui adesso è abituato ad andare fuori a fare la pipì e quindi vuole coprire gli altri odori, ma visto che qui di odori c'è solo il suo, perché chiaramente noi non è che facciamo la pipì in giro per casa, lui non tenta neanche più di andare a fare la pipì sulla traversina, quindi adesso dove gli capita la fa? Ma oltretutto la fa tipo una volta al giorno, cioè è da stamattina, è da ieri sera anzi che non faceva la pipì. Seduto lì, Woody. Woody, seduto. Stai lì. E adesso vi spiego un po'. È da ieri sera che non faceva la pipì, l'ha fatta adesso che sono praticamente le 6 di pomeriggio. E l'ha fatta uno squanterno. Dove l'ha fatta? L'ha fatta sul suo cuscinotto, che adesso è qua, nella doccia, che dobbiamo capire come lavarlo. Allora, noi abbiamo fatto un lavaggio di 15 minuti per sempre un tappetino che era qui per terra, che era compare di questi due, che adesso non vedete perché ieri sera, chiaramente, quando mi sono fatta la doccia, ci ha fatto la pipì sopra. Per dire, per questo, lui dove trova la fa. Allora, facciamo un lavaggio per 15 minuti per questo tappetino che ci ho fatto la pipì sopra. E dopo faremo altri 15 minuti per solo questo, perché quando si impregna d'acqua pesa tantissimo e la lavatrice ha una tecnologia che non fa la centrifuga, se ha troppo peso, quindi più di 7 kg dentro al cestello. Bene, ha deciso di andare in giro ora. Cosa devi fare? Altre pipì? La cacca cosa devi fare? Parliamo con l'interlocutore. Sai di aver sbagliato, vero? Visto che tieni le orecchie così? Sì, a pipistrello. Bene. Devi capire di fare la pipì sulle traversine, chiaro? Non possiamo portarti giù. Ti portano giù, ma non tutti i giorni. Non abbiamo questa fortuna. Ok? Questa traversina la vedete bagnata perché chiaramente gli ho lavato le zampe, che gli erano venute le zampe gialle da quanto era fatta perché ci navigava dentro. E quindi l'ho lavata e l'ho messo lì ad asciugare. Stavo dicendo. La lavatrice ha una tecnologia che se capisce che c'è troppo peso, quindi più di 7 kg, com'è la nostra lavatrice, non va in centrifuga per paura di rovinare qualcosa. Quindi diciamo fa solo dei giri veloci, ma non a 1000 giri, e quindi la roba te la dà bagnata. Questo che io ho già visto lavando una volta nella doccia, viene inzuppato ed è pesantissimo.
tentiamo di fargli fare un lavaggio da solo e poi vediamo se lo asciugo o no, se non lo strizziamo a mano, ma è veramente inzuppato, cioè ha fatto la pipì lì dove è più scuro ed è trapassato fin sotto, che è addirittura un materiale, come posso dire, che dovrebbe non far passare l'acqua, diciamo. E solo che adesso è raro che la fa sulla traversina, quindi adesso il gioco gliel'ho messo via per punizione. Il cuscinotto non ce l'ha più e adesso bisogna tentare di fargli fare la pipì lì, quando la rifarà. Per il resto, la pasta al forno è ancora là. Vediamo un plum cake al cioccolato, infarinato, imburrato. E faremo una cottura a vapore. Per chi non ci conoscesse, magari il primo video che vede, è un forno che è fatto con questo incavo qui sotto, appena metta fuoco ve lo faccio vedere, scusate il fatto che è sporco ma ci dobbiamo dare una bella lavata, si mette l'acqua qui quanta ne dice il foglio di istruzioni, che di solito sono 100-150 ml, e si mette questa cottura qui, che si mette tramite qua, quando si accende la luce vuol dire che è attivo, se è spenta non è attiva. Parte la ventola, poi vi facciamo vedere come viene cotto, nello stampo ce n'è tanto così, lieviterà, quindi dovrebbe arrivare fino quasi ad uscire. Eccoci, allora sono le 8:20 e ci stiamo guardando avanti un altro, abbiamo appena finito di cenare, che abbiamo mangiato un altro po' di pasta al forno che è venuta qua, l'abbiamo mangiata buona, e il plum cake esteticamente per ora eccolo qui, bam, eccolo, praticamente tutto è tutto cioccolato. Allora l'ho fatto, uno, perché volevo provare a farlo, e secondariamente cosa, l'ho voluto fare per la mattina sinceramente, perché dato che stiamo incominciando a finire le cose, però non mi va già di andare a fare la spesa di nuovo, cioè di mandare a fare la spesa di nuovo, e quindi cercare di finire, non dico il più possibile, le cose che abbiamo in casa. Guardate le guanciottine rosse che ho, vabbè, e quindi l'ho fatto appunto per la mattina, perché dato che abbiamo finito i biscotti avevamo solo le fette biscottate praticamente, e anche no. Comunque adesso mettiamo un po' di zucchero a velo, ecco dove era l'altra, vedi? Comunque ieri mi volevo fare le unghie ieri, ma alla fine col fatto che mi hanno dato l'esito e tutto quanto, ne avevo fatte tre provando il nuovo costruttore, quello trasparente, che così ci devo prendere un attimino la mano, e niente, mi sono arrabbiata, che quella fine me lo immaginavo che ero positiva, e quindi, però ero talmente tanto arrabbiata che avevo perso la concentrazione, quindi non ho più, ho lasciato tutto quanto lì, e magari quando sarà finito questo momento me ne torno a rifare, perché cioè, anche perché vedo che avete apprezzato tutti il fatto che me le sia tolte, che in molti mi hanno detto che con quelle, con le unghie che avevo ero portatore di virus, e sicuramente, perché vabbè, lo sporco si accumula, quindi sicuramente non è che siano la cosa più igienica. Per quello dico sempre, ogni volta che quando ho le unghie lunghe cucino, io c'ho sempre i guanti su, proprio per le questioni di igiene. E poi me le sono tolte
quasi subito aver fatto quelle nuove, perché dovendo fare tutto quanto io non riuscivo. Questo è. Ta-da! Cioè, questo qua ci durerà tantissimo. Però vabbè, ora a stare in casa questo si fa. Assaggiamo. Com'è? Com'è, amore? Piace? È rimasto molto morbido dentro e caldo. Vi do la ricetta, ve la dico, perché non ho fatto il video. Comunque l'ho presa da Benedetta stavolta. Allora, ci ho messo 3 uova, ci vogliono 200 di zucchero, 120 ml di olio di semi di girasole, 120 ml di latte, 250 farina, 40 g di cacao, una bustina di lievito e lei ci mette le gocciole, le gocce di cioccolato, però dato che abbiamo tutte quelle uova lì da finire, io ho messo a pezzettini quello. Basta. E ci vuole un po' a cuocere. Noi ne abbiamo messo tipo appunto un'ora quasi. Adesso mi finisco questo e poi mi posizionerò come al mio solito lì, ci guardiamo un po' di TV insieme. Buongiorno, cioè in realtà buonasera, perché sono quasi le 6 e oggi non abbiamo fatto vedere nulla, perché stamattina abbiamo fatto le solite pulizie e quindi non abbiamo registrato. Poi dopo ci siamo riposati come sempre, abbiamo visto i nostri programmi e adesso è successo un po' tutto. Cioè, nel senso, è arrivato questo, che direi sia proprio l'aerosol che abbiamo preso ieri, che ora lo apriamo insieme. E se vi interessa la mia dolce metà, vi lascio il link qua sotto. Questo qual è? Cosa? Woody? Woody. Questo qua l'abbiamo pagato 26, che alla fine io ho chiamato il mio dottore per informarla, anche se lui vabbè già lo sapeva che ero positiva e tutto quanto, però è appunto avvisato che adesso non ho più, fortunatamente, più dolore al petto, e se devo prendere qualcosa, fare l'aerosol, però lui mi ha detto: se dovesse la tosse diventare pesante tutto quanto, prendi questo o quest'altro, l'aerosol no, non serve. Però vabbè, alla fine noi l'abbiamo preso perché comunque può sempre servire. Almeno ne abbiamo uno. Come al solito il mio aiutante qua sotto. E ok, ce la farò? Ah, comunque oggi è lunedì 12. E oggi sono esattamente 2 settimane che non usciamo. Cioè, mai successo. Tranne l'anno scorso. E poi c'è da dire che sono 3 giorni, se non sbaglio, che non smette di piovere. Che carino! Bene che l'avete finito. Allora, è della marca PIC. Per quanto possa essere carino un aerosol, però effettivamente è bellino. PIC Solution, che è quella dei bambini, è quella dei bambini. E l'abbiamo presa su Amazon perché insomma sembra molto affidabile, molto carina. Poi proprio di questa marca qua, 2 anni di garanzia. Ah, e poi abbiamo chiamato l'ausl
per capire un attimino come dobbiamo muoverci, perché sì, dai, vieni. Ok. Perché al mio moroso gli finiva il certificato di quarantena, di isolamento, non so come si chiami, comunque finiva oggi, perché oggi sono esatte le 2 settimane. E quindi, dato che oggi non ci ha chiamato nessuno, solitamente ci chiamano tutti i giorni per sapere come stiamo, come non stiamo, tutto quanto, non ci ha chiamato nessuno, l'abbiamo chiamato noi. E pare che lui tra 3-4 giorni, quindi se in questi 3-4 giorni lui non ha la tosse, come vi dicevo l'altra volta, lui potrà fare il tampone, quello di controllo, e se, cioè, io vabbè, un cane normale non lo posso avere. E se risulta negativo, può uscire. E quindi lui può tornare al lavoro, insomma. Se invece no, lui sta a casa. Cosa stai facendo? E poi l'altra cosa che ci ha detto l'infermiere è che, dato che siamo entrambi risultati positivi, dobbiamo stare sì con le mascherine, però possiamo stare insieme, ma non dormire, non mangiare, insomma, solite cose, però almeno possiamo stare nella stessa stanza, però sempre magari con 1-2 metri di distanza, però tranquilli che non mangeremo, non dormiremo insieme per altre 2 settimane, così siamo sicuri. Per cui ora mi metto la mascherina, cioè faccio vedere com'è. Vabbè, rimarrà così solo adesso, così tutto bello in ordine. No, vabbè, c'ha questo macchinino che in teoria c'è scritto che fa poco rumore. L'ho comprato apposta. Non l'abbiamo comprato più che altro per quello lì. L'abbiamo visto su Amazon, perché mi ha mandato lei come posso chiamarlo, il link. E praticamente, fortunatamente, su Amazon c'è anche gente che mette il video, perlomeno di queste cose qui, che fa sentire il rumore, perché diciamo che volevo prenderlo a ultrasuoni, cioè in modo che non faccia quel casino veramente terribile. Adesso lo sentiamo insieme. Dal video che ho visto non fa rumore, cioè ne fa veramente poco. Quindi è un nuovo modello. Cioè non è il classico grosso con la custodia, cioè con quel coso da mettere tutti i cosini, ma è fatto apposta, compatto, e dovrebbe far meno rumore per il fatto che è a cubo. Quindi lo attacchiamo qua e vediamo un po'. Facciamo partire anche senza tubi. Cosa mi è caduto qua? Ah, il coso del latte. Allora, proviamo insieme. Insomma, forse perché manca il tubo. Beh, come rumore non è pochissimo, perché forse perché manca il tubo. Cioè, secondo me non è fa tantissimo. No, come... Poi dipende anche dove la porti, secondo me non ne fa tantissimo. Come tutti gli aerosol. No, ci sono di quelli che fanno molto più rumore. Beh, va bene, vi lasciamo il link in descrizione, questo se lo volete. Ma vi spiego un po'. Allora, come vi ha già detto lei, possiamo stare insieme. Ha detto comunque di evitare di mangiare insieme, di dormire insieme. Perché fra 2 o 3 giorni siamo venuti a sapere, perché io ho chiamato l'ASL e mi hanno detto 3.000 cose diverse. Allora, la dottoressa che ci segue sempre e che mi chiama quasi tutti i giorni per il controllo mi aveva detto che sarebbe stato un casino, quindi che avrei dovuto fare il tampone fra altri 10 giorni. Quello di oggi invece mi ha detto che il tampone, se mi passa la tosse, da oggi non ce l'ho più, quindi fra 3 o 4 giorni posso prenotare per il tampone. Fatto sta che se è il tampone positivo devono passare 21 giorni e puoi comunque uscire. Però per quanto riguarda il lavoro, nell'azienda in cui lavoro, e come sapete lavoro in Ferrari, è uscita una nuova, non è un'ordinanza, è una nuova regola che, diciamo, la ditta può accettare o non accettare, cioè può
applicarlo nella sua azienda o no. E questa nuova normativa dice che non bastano più i 21 giorni, ma se dopo 21 giorni continua ad essere positivo, per l'azienda non puoi tornare al lavoro. Devi comunque avere un esito negativo, quindi per dire, se io fra 3 o 4 giorni facessi il tampone, risulterei negativo, potrei fare quello che mi pare, uscire, tornare al lavoro e fare tutto quello che mi pare. Qualora risultassi ancora positivo, io posso uscire, perché comunque sono già passati 21 giorni, però non posso tornare al lavoro. Quindi il casino è un po' questo. Oltretutto, se non fossi stato io a chiamare l'ASL, non mi avrebbero chiamato, perché fino adesso non mi hanno ancora chiamato. Noi avremmo dovuto aspettare l'esito dell'ALLI e quindi fino ad adesso non sapremmo l'esito, ma fortunatamente abbiamo chiamato noi sabato e dopo varie volte ce l'hanno detto. Quindi per ora le questioni sono queste. Aspettiamo altri 3 o 4 giorni a fare il tampone, vi dirò l'esito. E oltretutto io uscirò, andrò a lavoro con una positiva in casa, e questo è qui il fatto che io ho specificato più volte, perché non vorrei che dopo vada al lavoro e mi cominciano a dire sei venuto al lavoro, hai una positiva a casa. Starò di sicuro distante da tutti, igienizzerò la divisa appena arrivo in macchina, metterò una spruzzina di alcol, troverò qualcosa da fare e speriamo vada tutto bene. È un casino il fatto di rapportarsi con l'ASL, perché veramente c'è tanta gente, lo capisco, però ogni persona ha bisogno di sapere informazioni, specialmente se è qualcuno che va a lavorare, perché finché uno sta a casa ha un po' meno problemi, cioè nel senso, se deve stare a casa, deve stare a casa perché già ci sta, ma se uno deve andare al lavoro si deve mettere d'accordo con l'ASL e con il lavoro, è questo qui il fatto, perché tra di loro parlano poco, se non per i fogli che ti danno d'inizio e fine quarantena, per il resto non comunicano.